Cominciamo questo incontro. Intanto ringrazio tutte le persone presenti. Vedo che ci sono alcune persone presenti tramite la nostra pagina di Facebook. C'è Maurizio che ci sta seguendo tramite Zoom e qualcuno è venuto invece qui in presenza. L'Italia tra le due guerre. Quindi parliamo di arte, storia, letteratura dell'Italia dal 1919 al 1918-1939. Perché questo incontro? Perché abbiamo iniziato in effetti a parlare, a raccontare un pochettino dell'Italia, dell'Europa dal 1800, no? Abbiamo parlato della Belle Époque, quindi ci è sembrato interessante proseguire, quindi vedere come quella seconda rivoluzione industriale abbia poi prodotto degli effetti. Il primo effetto è stato quello della Prima Guerra Mondiale, quindi insomma, di questo credo che poi sarà sicuramente la Prima Guerra Mondiale accennata come introduzione da chi ci parlerà della parte storica, perché è assolutamente connessa poi a quello di cui vogliamo raccontare. Ma al di là della tragedia della Prima Guerra Mondiale, che accadde nell'Italia dopo quell'evento triste che coinvolse tutta Europa e poi successivamente tutto il mondo? Che cosa accadde nell'arte, nella letteratura, subito dopo quella guerra? Come i poeti, gli scrittori, i romanzieri reagirono? Che cosa fecero poi le persone, la politica? Che cosa prese d'insegnamento e che cosa accadde dopo la Prima Guerra Mondiale che portò tanto dolore, tanta morte? Almeno per l'Italia, almeno una vittoria, quindi insomma uscimmo da vincitori. A queste domande ci risponderanno Mario Abuzzo, che è il nostro insegnante di storia dell'arte, poi abbiamo Bruno Di Sant'Antonio, che invece tratterà la parte della letteratura, e poi i due bravissimi ragazzi che fanno qui storia insieme a noi da tanto tempo, che sono Luigi Pattolini ed Andrea Porcaro. Quindi io il saluto introduttivo ve l'ho fatto, vi ringrazio intanto di stare qui con noi in una giornata così calda e così bella. Finalmente possiamo iniziare a ritornare a fare attività libere, tranquille, serene, nelle nostre città, nella nostra nazione, andando in giro, viaggiando, senza più troppi timori. Anche le mascherine, probabilmente fra qualche giorno inizieranno a essere non proprio un ricordo, ma comunque a dover essere usate molto meno. Con l'insegnante di storia dell'arte cercherò di organizzare per il mese di maggio un incontro di quelli che facevamo precedentemente, cioè un tema dove si parla di qualche cosa che riguarda la città di Roma, per poi, tenendo conto ormai sono arrivate le belle giornate, si sono allungate, per poi il giorno dopo, la domenica, andare a fare una passeggiatina con un gruppetto che siamo. Sono andato a vedere ultimamente la mostra alle Scuderie del Quirinale, quella Super Barocco, abbastanza interessante. Certo, bisogna conoscere il barocco e bisogna apprezzare il barocco, ma c'erano alcune opere abbastanza interessanti. A Roma ci sono diverse cose e se non c'è un museo, una mostra, qualche cosa da andare a visitare, potremmo andare a visitare tante altre, tipo il Pantheon, tipo il Vaticano, i Musei Vaticani, insomma, vedremo. Ne parlerò con Mario Abuzzo e per il mese di maggio cercheremo di fare qualche cosa che sia anche interattiva da questo punto di vista. Allora, il primo oratore che chiamiamo qui alla sbarra, no, mica siamo in tribunale, il primo oratore che chiamiamo qui alla cattedra è proprio Mario Abuzzo, che inizierà a parlarci dell'arte dell'Italia tra le due guerre. Grazie. Buonasera a tutti. Quanti sono? Due paio di persone. Ok. Dunque, prima di cominciare, volevo ricordarvi una cosa. Il 21 aprile, quindi è passato, al Pantheon c'è il fenomeno del sole che illumina il portale, eccetera. Naturalmente vale per il 21, vale per il 22, per il 23, per il 24, sempre con spostamenti di qualche centimetro. Ma visto e considerato che domani è festa e che il 25 è festa, se qualcuno c'ha voglia di andare a Pantheon in questi giorni, sappia che all'ora solare, non l'ora legale, all'ora solare
c'è un fenomeno di luce che era quello che faceva sì che i romani vedessero l'imperatore come una divinità. Quindi, se volete, se ci avete tempo, andateci. Allora solare, ricordo. Anche perché i turisti sono tornati, ma non sono ancora così numerosi da creare problemi per andare a vedere il Panteone. Forse dovremmo sobbarcare per la messa, perché è un sacrificio, perché per stare dentro, chi lo chiudono quando c'è la messa, per stare dentro per l'ora solare, forse deve vedere la messa. Tutto questo, veniamo al nostro... Dove lo trovo, Roberto? Sì, devi andare su condividi schermo. Andare su. Aiutami. No. Aspettate. Schermo. Condividi. Facciamo così. Ecco. Presentazione. Presentazione, eccoci qua. Allora, noi ci siamo lasciati l'altra volta, che abbiamo visto tante belle cose. Impostazione di visualizzazione. Clicca su impostazione di visualizzazione. Loro lo vedono? È uscita la presentazione. Vado? Adesso duplica presentazione. Benissimo. Eccoci qua. Allora, sì. Eravamo lasciati, abbiamo visto tante belle cose che sono state pensate, create, ipotizzate, tutto quello che volete nella prima parte del nostro incontro, cioè dal 1850 fino alla prima guerra mondiale, tutte cose che si sono infrante contro un iceberg e fermate da due colpi di pistola. Titanic, che andò a sbattere 12, esatto. Questo qui invece l'attentato a Sarajevo è del 14. Quindi tutto ciò che si era stato ipotizzato in quel periodo lì si è infranto, perché è cominciata la guerra mondiale. Ma cos'è che si è infranto? Sono infrante, intanto, per quanto riguarda l'arte, le avanguardie. Tutto ciò che gli stati, nella prima parte del nostro discorso, la Belle Époque, avevano voluto loro, stati, governi, nazioni, non individui, mostrare la loro potenza, la loro capacità economica dovuta alle invenzioni che sono state alla fine dell'Ottocento, no? Pensate a trasportare il carbone, che è la prima fonte di energia, da carretti a cavalli o sulle chiatte, sui fiumi, con la ferrovia, con i motori, con i cani. Quindi solo questo ha creato, e a tante tutte le altre cose che si sono inventate, ha creato una ricchezza nelle nazioni che si è esplicitata in queste grandi opere che si sono realizzate durante l'esposizione universale, generalmente. Pensiamo alla Tour Eiffel, pensiamo alle Grand Palais, pensiamo a tante altre cose che si sono realizzate. E alle città. Parigi è nata in quel periodo, sotto Napoleone III, Haussmann ha fatto tutto il piano regolatore di Parigi e via dicendo. Diciamo che si sono infrante perché è venuta la guerra. La guerra ha lasciato tracce indelebili, storici. C'è attualmente un documentario film la mattina, io sono mattiniere quindi non lo vedo, di, non mi ricordo più come si chiama, Mieli, Paolo Mieli, in cui dice che l'Inghilterra e la Francia hanno vinto perché hanno resistito 5 minuti più della Germania. L'Italia ha vinto perché ha resistito 5 minuti più dell'Austria. Non ci sono state situazioni sconvolgenti. Chi è riuscito a resistere 5 di più ha vinto la guerra, ma è rimasto stremato.
E di tutto quello che si pensava prima della guerra, che cosa è rimasto? Queste avanguardie hanno portato avanti i loro discorsi oppure li hanno persi? Questo è uno slogan, la guerra è la sua leggenda del mondo, di Marinetti, futurista, che era un po' il concetto che troppa pace faceva male ai popoli, perché li addormentava, li rendeva insensibili, li rendeva inefficienti. E che quindi la guerra era una sorta di medicina, andava fatta, andava presa. E tanti di questi artisti, letterari, artisti, generalmente, di tutte le arti figurative e non, su questo slogan si sono buttati in guerra, sono andati in guerra. Non dando notizie di loro con questi acquarelli che vedete riprendevano durante le azioni di guerra, che hanno una capacità di espressiva superiore alla fotografia e ai film che facevano, perché si facevano nelle trincee film, fotografie. Ma vedere questo acquarello, piccoli, su fogli piccoli sono fatti, rende molto proprio l'umanità di chi stava lì dentro. Molti di questi non sono tornati, sono morti in guerra. Quelli che sono tornati hanno ripreso da dove avevano lasciato. E la prima grande iniziativa artistica è il futurismo. Che cos'è questo futurismo? Era nato nel 1908, con il manifesto di Marinetti. È un movimento letterario, culturale, artistico, musicale e di tutto, anche gastronomico, di tutto si occupavano, che ebbe un'influenza sui movimenti affini in tutta Europa. I futuristi intendevano idealmente bruciare i musei e le biblioteche, idealmente, non realmente, in modo da non avere più rapporti con il passato, e concentrarsi così sul dinamico presente. Cioè, tutto, chiudiamo col passato, mettiamo un bel muro di cemento armato e da oggi partiamo. E partiamo in velocità. Tant'è vero che la loro... Posso fotografare? Vuoi riprendere quello? Sì, me l'ho scritto io, non è così importante. Guarda con il tasto destro. E anche che lì c'è il mondo, no, insomma. Mo sta facendo un sacco di cose. Aspetta. Precedente. Con le frecce, meglio la faccia indietro. Precedente. No, questo è ancora precedente. Precedente. Io sto andando avanti. E che devo fare? Precedente. Così. Scusa, esca da qua. È meglio che stavo zitto. Faccia un click fuori da lì. Faccia un click. No, fuori da lì. Fuori. Ok, un attimo. Ecco. Sì. No. Ecco qua. Scusa. No, è che sono, non è... Non ha scritto D'Annunzio questo, l'ho scritto io. Quindi. Che ci fai? E quindi, vabbè, irrompere con il passato. Avere tutta una cominciare a pensare l'arte, la musica, la vita, la gastronomia, senza preoccuparsi di ciò che c'era prima. Ancora dura questo futurismo? Il futurismo è stato sostituito da tanti altri movimenti avanguardisti, ma non è morto, di queste cose non muore mai niente in realtà. È stato bravo, insomma, si è evoluto. Questi sono alcuni dipinti futuristi che ti danno la sensazione di quello che loro volevano rappresentare, ovvero sia uno slancio in avanti veloce, vogliono correre, non vogliono perdere tempo, non vogliono far lasciare indugi. Da questo futurismo nascono tanti altri movimenti. Uno è il dadaismo, o dada, la stessa cosa. Tendenza culturale da Zurigo, sviluppatosi tra il 16 e il 20, quindi sono proprio negli anni che ci interessano.
Allora, interessato soprattutto le arti visive, le letterature, il teatro, la grafica, eccetera, propone uno standard artistico, come dimostra il nome Dada, che non vuol dire niente, non è un acronimo, non è non significa niente. Dada è niente, non significa niente. Che era un'arte contro l'arte stessa, cioè in antitesi all'arte. Il dadaismo ha quindi messo in dubbio e stravolto le convenzioni artistiche dell'epoca. Ha enfatizzato la stravaganza, la derisione e l'umorismo. Gli artisti Dada, come preconizzava Zara, che è il suo fondatore, un po' meno vissuto in Svizzera, erano rudamente irrispettosi, stravaganti, provavano disgusto nei confronti delle usanze del passato. Ricercarono la libertà di creatività per la quale utilizzavano tutti i materiali e le forme disponibili. E qui ci sono alcuni artisti dadaisti, Hans Strapp, Zara e via dicendo. Che differenze ci sono con il movimento nichilista? Che differenze ci sono con il movimento, con il pensiero nichilista? Questa è materia di caro del nostro amico. Sono cose diverse. Questi potevano abbattere il passato per costruire un nuovo mondo. E il nichilismo è la concezione secondo cui niente ha valore, non c'è valore nella vita. In pratica c'erano delle analogie. C'erano delle analogie tra di loro. Beh no, loro vogliono costruire. Il sì, nichilismo ma non vuole costruire. Nel passato non c'è più niente, non esiste niente, partiamo da. Beh, perché vogliono esaltare se stessi. Invece il nichilismo no, vuole abbattere ogni senso di tale. Non c'ha senso niente. Niente c'ha senso. Va bene, grazie. Questi sono gli esempi di dadaismo, come vedete, sono dipinti che ricordano quello che ho detto prima, ossia sono irridenti, sono movimenti, che, pitture o dipinti o quello che costruzioni artistiche che irridono il mondo. Questo è un orridoio, questo è Zara, un ritratto di Zara proprio, vedete come lo trattano, come scomposto. Questo è un collage, che all'epoca erano le prime volte che c'erano collage. E questo manichino, questa testa, il manichino con tutte le invenzioni del momento. Questo è sempre da testa. Un portrait of Cézanne, cioè ovviamente un ritratto di Cézanne, un ritratto di Renoir, un ritratto di Rembrandt. E nature morte. Questo è uno scimpanzé, uno scimmione volgare che significa che Cézanne, che Rembrandt, che Renoir erano degli scimpanzé. Vediamo ancora qui la nostra Gioconda con barba e baffi, cioè proprio irridere ciò che per ora era stato un culto. L'astrattismo è un'altra corrente avanguardista che nasce sempre intorno al futurismo e poi si stacca naturalmente, e nasce in Germania con opere pittoriche e plastiche che esulano dalla rappresentazione degli oggetti reali. Ovvero sia, non si riproducono oggetti reali. L'astrattismo usa un linguaggio di forme, colori e linee con lo scopo di creare una composizione che possa esistere indipendentemente da come ci appare il mondo. Voglio fare una bottiglia, la faccio, ma non è la stessa bottiglia che vediamo noi tutti i giorni, è un'altra cosa. Sembra difficile, ma in realtà per loro era il loro modo di esprimersi. Cioè non avere cose che avessero niente a che fare con la vita quotidiana, però che fossero oggetti quotidiani. I primi esperimenti in Italia, insomma, non è che l'astrattismo in Italia abbia avuto grande spazio. Comunque c'è Romolo Romani a Milano e poi Giacomo Balla. Questo è Romani, di questo volto indefinito, naturalmente, che non deve essere un volto. Questo è Giacomo Balla, questa è una porta e queste sono espressioni. Astratto. Il più grande rappresentante è questo russo, Vasilij Vasilievich
perché non lo stacco? Quello, come faccio a levare questa cosetta? Perché sei tanto bravi? Kandinsky. Kandinsky è un russo naturalizzato poi americano, che è tuttora considerato il più grande astrattista che sia mai esistito. I suoi quadri sono inarrivabili come prezzi. Sono esposti a Guggenheim di New York, sono esposti a Guggenheim, tutti, insomma, nelle gallerie più intelligenti ci sono quadri di Kandinsky. Andare, per esempio, a Guggenheim di New York, il fatto quello liquidale che si sale, no? Di Kandinsky ce n'è una piana, insomma, ma di una bellezza. Anche se uno apprezza l'arte figurativa tradizionale, non può non essere colpito da quadri, perché qui sembra uno schizzo, sembra uno ha buttato lì l'inchiostro, non è così. Non ha buttato lì l'inchiostro. L'inchiostro sta lì come l'ha voluto lui, perché lui vuole rappresentare le cose in questo modo. Non facciamo fidarci. Scusami? È un discorso, facciamo fidarci. Lui dice che così. Un altro grande pittore. Certo, ma l'arte è qualcosa che deve... Io faccio un qualcosa per trasmetterla a te. Se tu la capisci bene, la capisci, è un problema tuo, non mio. Se tu non capisci un quadro, un dipinto, è un problema tuo, dice l'artista. Sì. Un altro grande dell'astrattismo è... Vuol dire che una qualsiasi cosa esistente, ma tu l'hai detto. Sì. Quando incartano un barattolo dicendo che dentro c'è escrementi di uomo, non lo puoi aprire. O ti fidi o non ti fidi. Che se lo apri non c'è più niente dentro. Non c'è più, nel senso che parte del deterioramento organico, ma non è più quello che voleva l'artista. L'artista voleva creare un barattolo nel quale ci fossero escrementi organici, nel quale tutti fidassi di lui che ci fossero. Non che lo vai a vedere, lo vai a vedere, è un barattolo da buttare. Un altro grande pittore astrattista è Piet Mondrian, un olandese, il quale ci impone questo, chiamiamolo, fissazione, perché è una fissazione questa, di questi rettangoli, quadrati che si intersecano, eccetera, eccetera. E quando vuole rappresentare un qualcosa di reale, in questo caso l'albero, lo fa viola, cioè fuori dalla realtà. Alberi viola non credo che esistano. Quindi la sua arte è al di fuori della realtà, e quando è più vicina al nostro modo di vedere le cose, la stravolge. È comunque diversa da quella che noi rappresentiamo. Il cubismo, sempre, anche questa è una derivazione, il cubismo fu usato per la prima volta in maniera derisoria da Matisse. Matisse era il gestore del Salon d'Automne a Parigi, che era il luogo dove si facevano le mostre, dove i più grandi potevano esporre. Naturalmente lui ebbe altri che gestivano prima di lui ebbero difficoltà a far esporre, per esempio, gli impressionisti francesi, che erano considerati incompleti, no? Figuriamoci se poteva far esporre il cubismo, quadri cubisti. Nella pittura cubista gli oggetti sono ripresi da differenti angoli visuali. Vediamo qua. Questo è un volto di donna che, vedete, per parte è frontale e per parte non è proprio diciamo di a 90 gradi, ma quasi. Comunque, e nello stesso volto noi abbiamo due visioni diverse, una di fronte e una di fianco, oltre al modo di rappresentarle, naturalmente. Però questo è il concetto fondamentale. Uno dei più grandi è Georges Braque. Grandissimo è Pablo Picasso. Come vedete qui, anche qui vedete il volto è scomposto. Sì, ma a differenza dei Kandinsky,
Picasso già una visione di un qualche cosa. Quello è astratto e questo quello è cubista. Quello è astratto. Mette macchine di colore così. È astratto. Vabbè. Ci dice che è una bottiglia. È astratto, questo è cubista. Sempre di Pablo Picasso, sì, naturalmente. Già una visione di insieme. Sì. Che la cosa più bella è Guernica. Guernica, non so come si dica. Che rappresenta il bombardamento che ha avuto Guernica dalla guerra di Spagna. No, no, fai. L'unica cosa è che le trovi molto più belle su qualunque libro. Però falla, per carità. Nel frattempo la guerra spagnola. La di Spagna, sì. Questi sono i bombardamenti fatti dalla versione tedesca, generalmente. Nel 36 il 39 inizia la seconda guerra mondiale. All'Adere vi devo dire che da un sondaggio fatto nel 2013 in occasione della mostra di Caravaggio è risultato che il pittore non moderno che prima fino all'epoca era più grande degli italiani, che prima dell'epoca era Michelangelo, era Caravaggio, in realtà, dei pittori moderni non c'è storia. Van Gogh e Picasso sono primi a pari merito, distaccando tutti gli altri. Cioè nessuno in Italia oggi pensa che un pittore moderno possa arrivare a Picasso o a Van Gogh. Sempre a livello però di cubismo, non so. Sempre a livello, diciamo, di. No, in generale, in assoluto. Cioè il pittore in assoluto moderno, anche se poi sono morti, ovviamente, no? Il pittore moderno è Van Gogh o Picasso. Mentre prima, fino al 2010, gli italiani erano tutti, pensavano che Michelangelo fosse il più grande, dopo le mostre di Caravaggio pensano, poi sono cose emotive, non c'è niente di definito. Il Caravaggio è il più grande pittore italiano. Il surrealismo. Ignorato fino a poco tempo prima. Non fino al 1950, non sapevo chi fosse. Bene, movimento artistico letterario d'avanguardia nel Novecento, nato negli anni 20 a Parigi come evoluzione del dadaismo. E che coinvolse tutte le arti, ovviamente. Nel 24 fu scritto il primo manifesto, esso vuole esprimere la realtà superiore, fatta di razionale e di sogno, per rivelare gli aspetti più profondi della psiche. Cioè, lì qui si rivolge il surrealismo, proprio dice la parola stessa, non parliamo della realtà, parliamo di tutto ciò che è surreale, sopra la realtà. Questo è Magritte. Un grandissimo esponente del surrealismo. Questo è Salvador Dalì. Questo è un quadro importante, molto sessualmente molto evoluto, naturalmente. È intitolato alla masturbazione, insomma, è tutto un po' visto, ecco. Via. Però, per dire, che sto facendo, non lo so. Surrealista. Quadri che rappresentano la realtà in un modo diverso. Rappresentano la realtà anche questo, anche quelli che abbiamo visto prima. Ecco, questo diciamo è una realtà un po' particolare. Ma anche questo, sono due persone che stanno baciando, però è un cappucciale. È una realtà particolare, ma è una realtà. Surreale. Se vuoi ti mando la pennetta, ecco questo. Pittura metafisica. La pittura metafisica è un fenomeno tipicamente italiano, cioè, quasi sicuramente in Italia, e il più grande è Giorgio De Chirico. Cosa rappresentano oggetti in maniera nitida, cioè non vogliono fare, non sono come l'astratti che non ci danno la certezza di quello che vediamo. I soggetti devono essere nitidi, ben chiari, dobbiamo capire di cosa stiamo guardando, però dobbiamo guardarli da un punto di vista non fisico, cioè oltre la fisica,
un colonnato, è un colonnato, ma solo se lo vedo in un certo modo, se no non è un colonnato. Le due persone, questi sono i due innamorati, siamo il bacio questo, sono due persone, si vedono che sono due persone, si vedono che si abbracciano, che si baciano, ma non, so, non è un abbraccio tradizionale come noi lo vedremo. Lo vediamo in maniera metafisica, oltre al fatto fisico di due che si abbracciano. Appare in questo periodo, appunto, dopo, diciamo nel ventennio, negli anni ruggenti, chiamiamoli così, i primi 20 anni dopo la guerra sono stati chiamati gli anni ruggenti, tutto era sottomesso, sottoposto, in qualche modo incastrato nell'art déco, arte che significava decorativa, un'arte decorativa. Non so se prima l'ho detto, prima della guerra erano gli stati che volevano le cose. Dopo la guerra, gli individui, gli anziani non avevano più soldi da spendere, erano morte. Rimanevano le avanguardie, rimanevano gli artisti, che da soli, con le loro azioni, con le loro imposizioni, portavano avanti i discorsi artistici. Non è più gli stati. Gli stati lo riprenderanno a metà degli anni 30. Soprattutto in Germania e in Italia, dove ci sono regimi dittatoriali che riprendono in mano le situazioni. Ma fino a quel momento tutta l'evoluzione artistica è tutta dovuta al libero pensiero degli artisti. Non c'è uno Stato che impone quello o quell'altro. Oggetti di casa, io me lo ricordo. Io questo qui me lo ricordo a casa mia. Quello sono anche a dire. Con le slitte sotto, vedete, non con le rotelle ma con le slitte, no. Cioè anche l'aspirapolvere, che è un oggetto di casa, non è un blocco di ferro che deve aspirare, è un oggetto di gusto, un oggetto decorativo. Ma adesso dice il design, questo potrebbe essere l'aspirapolvere, sappiamo che l'aspirapolvere potrebbe essere una cosa da mettere da qualche altra parte. Sì. I gioielli. Faccio una mozione da moderatore. Facciamo fare l'intervento, perché sennò poi andiamo dopo Porter, perché devono fare anche altri. Sì, ma io no, dicevo, le domande magari alla fine facciamo un po' di domande sui temi, non commentiamo un'immagine. Vabbè, comunque, qui anche i gioielli, insomma, le grandi officerie, la Cartier, eccetera, nascono tutte quante in quel periodo. Insomma. Gli oggetti comuni di casa non sono semplici. Ricercano una caratteristica, diciamo, di decorativa. Devono decorare qualche cosa. Anche le auto che erano fino a quel momento erano delle carrozze, invece che i cavalli avevano il motore, oggi cominciano ad avere dei disegni particolari, emotivamente, come dire, accattivanti. Guardate queste qui sopra, insomma, macchine incredibili. In quel periodo la pittura è rappresentata nel modo migliore da Tamara Dalempicka, una polacca che non possiamo dire di che nazione sia, perché ha girato il mondo, ha sposato americani, ha sposato tedeschi, è polacca, attenzione, quando la Polonia non esisteva, stava in Prussia, quindi noi diciamo oggi polacca sulla base delle carte geografiche attuali, dovremmo dire prussiana. Dico bene, dottore? Comunque è una artista che ha cominciato a disegnare cappelli per campare, era una povera, insomma. Era ricca di famiglia, poi è diventata povera perché ha lasciato la famiglia. Ha cominciato a disegnare cappelli, poi ha cominciato a mettere sotto questi cappelli delle immagini di una efficacia incredibile, sono di una bellezza soddisfacente. Sappiate che la più grande collezionista di questi dipinti è Madonna, la cantante, che ha fatto incetta di quadri perché in qualche modo ci si rispetta. Insomma. Bellissime, magari ve ne uno. Bene. Nell'architettura
dal 19 fino al 33 nel contesto storico culturale della Repubblica di Weimar sorse la Bauhaus, scuola fondata da Gropius. La base teorica di questa architettura era la creazione di forme geometriche e funzionali che rispondessero all'uso per cui di stessi oggetti. Fare le case tonde, sbieghe, non sono funzionali agli oggetti che devono essere contenuti, quindi si torna a un sistema di, queste sono le case Bauhaus progettate in quel periodo, che sono molto, molto lineari. Insomma. Come lineari sono tutto ciò che in queste case è stato creato per queste case per poterci vivere, ovvero sia gli oggetti di vita quotidiana non sono più, già era cominciato una belle epoca, ma non sono più oggetti scomodi. Pensate alla Stato Impero, no? Stato Impero deve stare lì. Questa è Bauer, la poltrona Bauer, questi qui sono Cornell International, tutta roba nasce dalla Bauhaus. E oggi queste poltrone le vediamo tuttora, talvolta purtroppo da dentista, talvolta da qualche parte, ma insomma esistono ancora. Questi qui a destra sono le sale d'aspetto, ma sono tutte nate nel 1920, 18, 17, 30. Allora, più tardi, questa è la Bauhaus, nasce così. Più avanti, negli anni 30, tre grandi architetti, Frank Delano Wright, Le Corbusier e Alvar Aalto, propongono un'architettura del tutto diversa, un'architettura naturalistica, organica. Ovvero gli edifici si posero nell'ambiente. Questa è Wright in America. La casa della cascata, più nota come Falling Water, che vuol dire casa della cascata, una vera progettata realizzata sul ruscello Baron in Pennsylvania negli anni 30. Se pensate che questa casa, che è un cult, è stata in tutti i vari tipi di scuole architettoniche, questa è una pietra miliare, è realizzata, oltre che architettonicamente, sul ruscello, eccetera, il suo interno è tutto fatto con le pietre locali, come vedete, sia le mura che il pavimento, qui siete poco il pavimento, sono tutto ricavato da là, cioè non si sono mossi da questa zona. Questo è, vedete ancora, il salone o quello che sia, insomma, no? Della lavica a terra. Questa invece è Villa Mairea di Alvar Aalto in Finlandia, è una villa ricavata con grandi, come dire, molta attenzione all'ambiente naturale, all'ambiente nel quale è inserita. Le colonne, quelle non portanti chiaramente, le colonne che possiamo chiamare in qualche modo rappresentative, sono fatte di bambù, sono fatte di canna, sono fatte di legno, di betulla, non sono fatte di cemento, insomma. Terzo elemento, la terza casa è Roissy, a Poissy, nella casa Villa Savoie, di Le Corbusier. Corbusier è un belga, un naturalizzato francese, non è architetto, non si è mai laureato, c'è diventato. Progetta questa villa. La caratteristica è il modulo, qui non lo possiamo vedere il modulo perché andrebbe divisa per moduli, ma comunque è una casa modulare. Anche questa è una pietra miliare dell'architettura del periodo. Dentro non c'è una scala, ma c'è una rampa a salire. Bene, l'architettura in Italia invece rimane legata all'inizio, rimane legata al futurismo per l'attività svolta da Antonio De Ria, un architetto futurista, che prima della guerra
proponeva progetti di questo genere, come vedete. Però è morta insieme a lui nella Prima Guerra Mondiale. Lui è uno di quei partiti sullo slancio che la guerra è l'unica cosa importante da fare e ci ha lasciato le penne. E ci ha lasciato anche quello che non aveva fatto. E allora cosa accade in Italia? Che prende piede il Liberty. Il futurismo non prende piede, non c'è l'architetto che lo porta avanti. E diciamo prende piede il Liberty sull'ispirazione francese. Questa è la casa del passeggero a Roma, che sta alla piazza del Cinquecento, vicino alla stazione Termini. Quando io studiavo al Massimo, questa era ancora attiva, vedevo la gente che usciva dalla stazione, viaggi che duravano 12 ore, andava alla casa del passeggero, si faceva la doccia, si faceva la barba, si faceva i capelli e via dicendo. Questa è la funzione della casa del passeggero. Ma quello che ci interessa è l'architettura della casa del passeggero, che come vedete è un'architettura Liberty, vediamo la pensilina. Adesso è in completo abbandono, disuso totale, una vergogna nazionale. Perché? Perché è uno dei pochi elementi di Liberty romano, italiano. La casa è del Ministero delle Finanze, non mi ricordo. L'ha presa lui e abbandonare completamente. Adesso ci sono dei movimenti che vogliono riprenderla, ma insomma. Per la cronaca, questo cilindro che vedete qui è uno degli angoli del giardino delle terme di Diocleziano. L'altro analogo a questo sta a Piazza San Bernardo, l'angolo di Piazza Sudana. Pensate quanto è lontano e quanto era grande questo fronte delle terme di Diocleziano. Ed è proprio la chiesa di Piazza San Bernardo, è dentro il corrispettivo di questo. Questi non proprio la casa del passeggero, ma erano gli arredi tipici dell'epoca. Cioè l'architetto progettava l'edificio e progettava anche l'arredamento interno. Un altro esempio importante è qui, Piazza Sempione. Piazza Sempione, quell'edificio, noi vediamo, prima di arrivare proprio a Piazza Sempione, e anche il suo corrispettivo di fronte, dove stava il Bar de Russi, come si chiamava, e anche la chiesa, sono tipici esempi di Art Deco a Roma. L'esempio più emozionante è il quartiere Coppedè. Il quartiere Coppedè, che sapete, è stato a via Tagliamento e via Regina Margherita, insomma, sta lì. È una cooperativa di generali, questo l'hanno fatto. Infatti ci abitavano tutti i generali una volta. Questa che vediamo qui è la villa di Beniamino Gigli. Quindi Art Deco, questa è proprio Art Deco proprio totale. Quindi abbiamo visto a Roma c'è la casa del passeggero, che è proprio l'Art Deco pura. Poi ho visto ciò che l'Art Deco ha prodotto, cioè Piazza Sempione, Villa Gigli, quartiere Coppedè. La casa delle Civette. Prego? La casa delle Civette. Non ho capito. La casa della Civette. Sì, sì. Villa Dolore. Certo, ce ne stanno di cose, per portarle tutte. Quindi l'architettura italiana si forma, partendo da questi elementi di base, produce tre linee di lavoro, tre idee da seguire. L'architettura razionale, il movimento Novecento e il monumentalismo, un neoclassicismo semplificato. L'ultima parte è quella che ritorna nelle mani dei governi. Comunque da noi nel governo italiano, insomma. Cioè, ritengono che ciò che deve essere fatto nello spirito che prevedono gli architetti, ma deve essere in qualche modo a lode e gloria del movimento politico che in quel momento sta
Queste sono le prime avvisaglie di questa tipo di arte. Queste terragni, queste qui di centro, vediamo, questa è la casa del fascio di Padova. Questa qui al centro. Questa è stata fatta nel 1932, sembra fatta ieri mattina, no? Questo qui è il comignolo di una fabbrica, non mi ricordo dove è. Vabbè. Questa è la stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Tutte opere nate verso gli anni 30, poco prima o poco dopo gli anni 30, che sono ancora libere di esprimersi come credono, per poi arrivare ad avere un riferimento col governo. Questa è un edificio a cui passiamo avanti 100.000 volte e non ci accorgiamo della bellezza. Piazza Bologna. Questo è un progetto architettonico stupefacente per l'epoca. Noi purtroppo non lo notiamo passandoci davanti. Pensiamo che sia un casermone, tutta quell'altro. C'è un movimento, questo Novecento, che ha una tendenza di ritorno all'ordine. Rifiuta sia le avanguardie del primo Novecento, il liberty, il futurismo e il cubismo, sia la nuova tendenza razionalista. Quindi quando essere troppo razionali, anche quello lo scappa. Si riallaccia al movimento della fisica. Il più bravo è Geo Ponti, Paolo Mezzanotte. Questa che vediamo è la casa di Malaparte a Capri, di Adalberto Libera, uno dei grandi architetti del fascismo. Prima è Marcello Piacentini, assolutamente, Libera. Io poi, anche per orgoglio familiare, ci metto Riolo Frezzotti, quello che ha fatto la casa del passeggero, eccetera, eccetera, che è mio nonno. E sono gli unici che stanno sul Ciglia del Cane. Questo è un esempio, come dire, di architettura nazionalistica, naturalistica, chiamatela come volete. Questa è la finestra dalla quale si vede niente di niente di Fraglioli. Vedete come è fatto? È un monoblocco, mattoni rossi, con questa grande scalinata per salire su, fatta in un posto dove probabilmente non andava fatta. Pensate che Malaparte era un antifascista espresso, riuscì a ottenere i permessi dal regime fascista locale, naturalmente, quello da presa, insomma. Chissà con quali ammaliature. Monumentalismo, vabbè, insomma, siamo arrivati al fatto che gli stati prendano un po' in mano Roma, il fascismo, Germania, il nazismo, in mano queste tendenze architettoniche. E nasce una delle cose più belle che ci abbiamo a Roma, l'Eur, che meriterebbe un incontro a parte, insomma. Questo è il Palazzo dei Congressi che vediamo. Questo era il disegno fatto da Piacentini, il bozzetto fatto da Piacentini di come doveva essere l'Euro. L'Euro. L'Euro vuol dire l'esposizione universale di Roma, no? Infatti siamo a E42 una volta. E42, però non fatta perché era per via della guerra. Il laghetto c'è questo, il Palazzo dello Sport non c'è, è uno del 60 naturalmente, no? C'è questo grande arco di ferro ed alluminio che era la porta per condurre alla Terza Roma. La Terza Roma, che dopo la Roma imperiale, la Roma romana, la Roma papale, c'è la Roma fascista. La Terza Roma, che deve estendersi lungo le rive del fiume Sacro fino alle spiagge del Tirreno. Questo era lo slogan, no? Lungo le rive del fiume Sacro potevano farla crescere, che so, a est, no, deve crescere là perché il fiume Sacro è il fiume che ha creato Roma. Roma si è creata sul Tevere per motivi
che più volte ho ripetuto, perché lì è crocevia del momento, tra la Salaria e il fiume Tevere, la Salaria era precedente all'impero romano, alla Roma, e lì c'era l'incontro dei Fenici e dei Campani, no? Dei Sanniti. Quindi, da questo progetto poi è nato quello che si è potuto fare dal Colosseo Quadrato, al Palazzo dei Congressi, questi sono i lavori dell'epoca. E questo è il bozzetto, il disegno di Berlino fatto da Hitler e da uno dei grandi architetti del momento, Adolf Speer, che seguì le tendenze di Hitler, che voleva certe cose, tant'è vero che questi che vediamo sono bozzetti disegnati da Hitler proprio, passati a Speer perché li realizzasse come punti importanti. Questa è la casa del governo, mi sfugge il nome tedesco, se qualcuno non se lo ricorda, come si chiama, la Bundes qualche cosa. Vabbè, quello che è, insomma. E in questo momento abbiamo visto che sia in Italia che in Germania i governi hanno ritenuto, hanno avuto tanto la capacità economica di farlo, hanno ritenuto di poter riprendere in mano tutto lo sviluppo di queste avanguardie, che anche queste sono avanguardie. C'è da ricordare anche alcune cose che per evitare di essere troppo sciovinista nei miei confronti, la bonifica di Latina, per esempio. La piano regolatore di Latina è come le case, come i piani regolatori delle rinascimentali, è come Haussmann ha visto Parigi. Cioè bisognava che tutti i borghi intorno di contadini potessero condurre la loro merce al centro senza dover fare chissà quali passaggi. Cioè è una pianta radiale, in modo che tutti quelli che da qualunque parte vengano abbiano accesso diretto, senza ingorghi, senza niente, alla piazza principale, che è la piazza del mercato. Questo è un po' il concetto. Naturalmente, facendo questo piano regolatore e costruendo alcuni elementi, Palazzo M, Palazzo delle Poste, Palazzo delle Ferrovie, l'architetto faceva, come ho detto, il piano regolatore, la maggior parte degli edifici e la maggior parte degli arredi che dovevano andare negli edifici. Cioè era a ciclo completo la produzione. Quando siamo andati a inaugurare ormai 50 anni fa, una mostra, c'era Andreotti, venivano esposti le lance, le punte delle lance, dei cancelli, delle porte, dei cancelli, erano disegnate anche quelle. Bene, io passo la parola ai miei amici storici o ai miei amici letterati. E sono andato un po' troppo a un lungo uccello, ma il tempo è quello, quindi